Merlin, bentornati su Martin Fantasyland. Mi vedete vestita così tutta svolazzosa e riccioluta perché oggi vi insegno a trasformarvi in un hobbit. La mia aspirazione è sempre stata quella di essere un magnifico ed elegante elfo, ma per la mia statura e per la mia costituzione fisica sono sempre stata un po' più simile agli hobbit e quindi ho pensato che in questo periodo di trasformazioni e costumi fosse carino imparare insieme come trasformarci in delle bellissime e simpaticissime hobbit. Siete pronti? Cominciamo! Iniziamo dalle sopracciglia, che si devono intonare con il colore dei capelli o della parrucca. Riempiamole con poco colore e pennellate leggere per ottenere un look il più naturale possibile. Scegliamo poi un ombretto uguale al nostro incarnato di pelle e lo andiamo a stendere su tutta la palpebra mobile. Completiamo il tutto con un'abbondante passata di mascara. Per ricreare le guance colorate degli Hobbit andiamo a scegliere un blush rosa che stendiamo con un pennello su tutte le guance e un pizzichino sulla punta del naso. Il tocco finale è una matita color carne per definire il contorno e riempire le vostre labbra. Passiamo ora a parlare di abbigliamento. Per evitare di andare in giro scalzi come gli Hobbit, potete scegliere dei comodi stivaletti che siano in cuoio o che siano scamosciati, meglio se marroni. Il segreto di un abbigliamento Hobbit perfetto è negli strati. Abbinate a vostra fantasia vestiti, bustini e gonne ampie e avrete un perfetto look Hobbit. Un elemento che non può mancare sotto il vostro vestito sono delle maniche a sbuffo, che siano ricamate come quelle che indosso io o più semplici, devono essere ampie e arrivare fino al gomito. Ovviamente avrete bisogno di capelli ricci. Se non ne disponete in natura come la sottoscritta, potete scegliere una parrucca e sbizzarrirvi con colore e lunghezza. E ovviamente non vi dimenticate le orecchie a punta. Io ne ho scelto un modello molto comodo che si aggancia all'orecchio, di cui vi lascio la foto qui in sovraimpressione. Perfetto Merlin, questi erano i miei consigli di trucco e abbigliamento per trasformarsi in una piccola hobbit. Grazie di aver seguito questo video, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale perché vi ricordo, come avevo promesso tanto tempo fa, che arrivati a 1000 iscritti ci sarà un altro concorso per regalarvi qualcosa di magico e speciale. Quindi vi mando un grande bacio e fino al prossimo video, Namarie!